Ciao a tutti voi da Rosy, benvenuti a questo appuntamento con Magli Caravan e oggi ci troviamo dentro a un meraviglioso camper. Io vi presento intanto Monica Magli. Ciao Ciao Monica. Rosy, buongiorno, benvenuti a tutti. E la vostra azienda è davvero straordinaria. Guarda, io vorrei invitare tutti i nostri amici che ci stanno seguendo ad andare a visitare il tuo sito, innanzitutto il vostro sito, perché ci sono delle frasi bellissime che fanno proprio venire la voglia di andare in vacanza con un camper e godere di tutta la libertà che può dare questo tipo di vacanza. Beh, diciamo che queste frasi sono ispirate da viaggi che facciamo noi nei camper. Questo camper, ad esempio, dove siamo, che è un Eastman, un modello nuovissimo, è il nostro camper, perché a noi piace sperimentare, viaggiare e raccontare le cose vere. Certo, qui alle spalle addirittura abbiamo Trofei dei di viaggi. ricordi, sì. Trofei di Questi viaggi. li abbiamo presi in Marocco perché col camper siamo andati in Marocco, un posto bellissimo, favoloso. Questo è un pupazzetto che viene dall'Austria perché fa il papagallo, ripete. Questi sono regali di nostri amici dove dice il bello della vita non è la libertà ma l'amicizia. E quindi viaggiando col camper questo si rende possibile Certo. essere sempre dove uno vuole, senza problemi di prenotare, senza problemi di fare le valigie, e poi il veicolo è secondario. E quindi questa nostra esperienza cerchiamo di metterla nella vendita. Non siamo venditori d'assalto, ma a volte si cerca di consigliare per quello che si capisce che può essere il meglio. Certo, assolutamente, perché poi voi, essendo diretti interessati Utilizzatori, utilizzatori, ecco, sì. quindi volete far capire a chi viene qui, non solo volete fargli acquistare un camper, ma volete fargli capire che cosa si può provare facendo una Esatto. vacanza in camper. Fra l'altro, io visitando proprio il vostro sito, ho visto ci sono tantissimi complimenti che vi hanno fatto per un premio che avete Sì. vinto. Siamo diventati top dealer 2019 come Imer, e questo grazie ai clienti che hanno capito che forse la vendita non è fatta di solo sconto, perché lo sconto è un attimo l'assistenza, la serietà, l'affidabilità, invece è una cosa che rimane nel tempo. E Certo. quindi quando un cliente si trova contento e soddisfatto, ci manda amici, ritorna. Questo a volte è quello che fa la differenza tra scegliere una concessionaria o sceglierne un'altra, perché come dicevo, lo sconto si fa comunque, la valutazione, però quello che conta è poi dare assistenza, dare conoscenza del prodotto, perché tante volte tu sei venuta a trovarmi anche in In fiera fiera, sì, e assolutamente. tanti ci dicevano, oh, finalmente qualcuno che ci spiega bene il camper, ma solo quando lo vivi, quando lo usi. Sei convinto e non dici bugie, perché spesso e Certo. volentieri un venditore racconta anche bugie. Noi questo non piace perché poi sei facilmente smentita. Certo, assolutamente sì. Quindi questo credo che sia la cosa principale, cioè andare a parlare, a farsi consigliare da qualcuno che il camper lo usa per le proprie vacanze, anche per Sì. viaggi appunto importanti come all'estero, come andare in Marocco, insomma, fare tutte queste esperienze vuol dire vivere il camper e sapere quello che c'è. Perché un conto è studiarlo dai Deplian e Sì. magari raccontare quello che tu hai letto. Un conto è invece averlo vissuto, per cui Sì. far partecipe chi viene qui di quello Io che hai vissuto. sono nata con la roulotte, quindi la mia infanzia, quando i miei ancora non vendevano camper, chi va sul nostro sito www.maglicaravan.it lo può leggere la nostra storia. Mio padre aveva un'officina meccanica, quindi tutt'altro lavoro. Abbiamo iniziato come campeggiatori, come utilizzatori di caravan. Le mie vacanze più belle sono state in montagna, sono state al mare, proprio perché con la caravan o col camper puoi andare dove vuoi. Poi chiaramente la qualità è importante, infatti i marchi che noi rappresentiamo, sia di Immer che di Nisman e Bischoff, sono una fascia medio-medio-alta, proprio per dare un comfort e una tranquillità al cliente che acquista, perché tanto, come tutti avranno visto, il frigo, la stufa, le finestre sono uguali dappertutto. Quello che cambia è la qualità, è l'isolamento, la coibentazione. L'altra volta abbiamo fatto vedere il discorso di come è fatto un Immer, di cosa c'è dentro. Oggi vi faremo vedere anche come è fatto un Eastman. Perché queste sono le differenze che contano. Quando all'interno della parete non ci sono pezzettini di legno, ma ci sono travetti d'acciaio, quando la vite del mobiletto è attaccata su
su questa squadra di acciaio chiaramente fa la differenza, capito? Certo, è un'altra qualità sicuramente, un'altra robustezza, esatto. Un'altra coibentazione, soprattutto quando si fanno vacanze con temperature certo. estreme, che sia il freddo che sia il caldo. Esatto, ecco. I nostri clienti fanno spesso la gara con altri e salta fuori, io quasi mi vergogno a dirlo, però salta fuori che ci sono sempre dai 6 agli 8 gradi messi di fianco tra una caravan Immer o un camper Immer rispetto a tutta l'altra concorrenza. Insomma, i 6-7 gradi sono tanti. Fanno una bella esatto. differenza. Questo perché appunto Immer, come dicevamo, all'interno ed è l'unica casa che ce l'ha, ci tengo a ribadire perché molti dicono ma sì, sono tutte uguali, no. La Immer, come la Nisman, è l'unica casa che ha all'interno il Pual. La Immer ha questo Pual che è una schiuma che viene inserita all'interno delle pareti ed è paragonabile a un muro di 40 centimetri. Quindi è lì che fa la differenza. Direi che fa esatto, una bella differenza. E naturalmente all'interno della gamma trovate sicuramente il mezzo che state cercando, che sia la caravan, che sia il motorhome, il mansardato, il furgonato, non so come si chiama, sì, i furgoni, sì, ecco, il van, attrezzati, sì, il van attrezzati. Sì, insomma, sì. È davvero una gamma super completa, per sì. cui, ma l'importante, quello che vogliamo farvi capire in questa trasmissione soprattutto, è che al di là del mezzo, come diceva prima Monica, l'importante è chi ci sta dietro, per cui Monica come i suoi collaboratori sono qui, sono persone che utilizzano appunto il camper comunemente per andare in vacanza, per sì. cui veramente sapranno aiutarvi a scegliere quello giusto, perché magari voi è la prima volta, la prima esperienza, non sapete quale sia quello più adatto a voi e alla vostra famiglia, sicuramente voi potrete aiutarvi. Questo è il compito di un buon venditore, è il compito ed è il perché ti diventi poi top dealer non sono i numeri, come dicevo, sono quello che c'è dietro. Certo. Se a me ha fatto molto piacere, ad esempio, tutti i commenti su Facebook, i ringraziamenti, i clienti che hanno scritto cose bellissime, perché vuol dire che è sentito, insomma, quindi è la cosa che poi ti dà la forza di continuare a fare certo. questo lavoro che non è sempre facile, non è tutto rose e fiori. Ecco. Certo, assolutamente, e questo appunto vi permette di avere sempre nuovi clienti, perché insomma se uno si trova bene è chiaro che poi ti esatto. consiglia la persona o quando deve cambiare il camper oppure quando magari ti deve consigliare qualche amico certo. o qualche parente, sicuramente dice ma sì vai dalla Monica, guarda che ti tratta bene esatto. o ti aiuta a comprare sì, il camper sì, per sì. le tue vacanze, mi sì. sembra molto importante questo. Rosy, è come fossimo in campeggio, vedi? L'abbigliamento non è proprio quello più consono, però è come fossimo in campeggio. Ma infatti si uno sta si benissimo. Siede qua, immaginati una bella spiaggia là in fondo, il mare, il vento, tu sei qui che ti abbronzi, che ti rinfreschi. Bello, ma è troppo bello, guarda. Oppure delle bellissime montagne sulle Dolomiti, un bel campeggio con la tua bella Eriba come caravan splendida, guardate, ma è grandissima, questo sembra quasi un camper dalle dimensioni. Non è grande, no. È solamente una 5 metri, è l'ideale per i bambini perché ha due lettini a castello favolosi che possono diventare garage, è tutto di serie, e lamiera liscia 10 decimi e soprattutto rispetto al mondo delle altre caravan tetto, parete posteriore e parete frontale completamente in vetro resina. Bene. Chi vorrà avere più informazioni può andare sul nostro sito fra le news e io ho fatto un elenco delle 40 differenze che ci sono con una caravan Eriba. Non niente, siamo top dealer anche 40 di Eriba. 40 differenze. Sì, 40 differenze per chi acquista una Living rispetto alla concorrenza e ben 50 invece per la serie Exciting. Incredibile. Quindi sembrano tutte uguali, ma le differenze ci sono tantissime, dalla portata, dal telaio, cerchi in lega, finiture, gavoni più grandi. Ripeto, sono 40 punti in più rispetto alla concorrenza e 50 punti in più rispetto alla per la serie Exciting, perché noi abbiamo diverse serie. Ecco, l'invito allora ancora di più è quello di andare a visitare il sito, non solo per scoprire appunto le frasi di cui parlavamo prima, per scoprire le promozioni, per scoprire sì. tutto quello che potrete trovare qui, ma anche per scoprire le differenze, per cui se state pensando di acquistare una caravan o un camper, insomma andate a leggervi anche queste notizie che sicuramente sono fondamentali, magari non tutte ve lo dicono, lì sono scritte sì. e quindi poi, insomma è importante. Per chi invece ha già il camper o la caravan, ricordiamo che abbiamo anche uno shop online che è www.maglishop.it
dove uno può trovare tutti i ricambi, i pezzettini, gli accessori, perché noi ci teniamo molto, come dicevamo prima, anche al post vendita, e quindi abbiamo tantissimi, più di 3.000 articoli sempre disponibili sul nostro sito. Questa è anche assistenza per il dopo, quindi certo. Uno non compra un camper o una caravan e poi viene abbandonato. Certo, poi fra l'altro, visto che con la nostra trasmissione andiamo in tutta Italia, magari voi venite qui, sicuramente vi fate consigliare da Monica, poi se avete bisogno di qualcosa per arricchire il vostro camper, potete telefonare, potete andare sul sito, potete acquistare anche attraverso questo shop, insomma. Esatto. Sempre rimanendo sul sito, invece, per chi non vuole venirci a vedere, noi comunque siamo anche molto comodi perché siamo Zano, abbiamo la fermata del treno sulla linea Bologna-Rimini a 500 metri, siamo all'uscita delle autostrade tra San Lazzaro e Castel San Pietro, quindi in 7 km si è qui da noi. Abbiamo anche, come dicevamo, tutte le offerte sui veicoli nuovi che stanno arrivando e che sono già arrivati, di Immer Car, che sono i furgonati di Immer con la possibilità di avere il tetto a soffietto, quindi anche per 4 persone sono veramente estremamente molto comodi. Oppure dei semi integrali, dove c'è una serie 60 edition che ha già tutto compreso, quindi anche per chi si vuole avvicinare al mondo Immer non ha da spendere grosse cifre. Perfetto, quindi l'importante secondo me è quello proprio di venire, ecco, il consiglio che mi posso permettere di darvi è quello di venire qui personalmente, di chiamare, di contattare Monica, contattare i collaboratori, ma soprattutto di venire personalmente per scegliere il vostro prossimo mezzo per andare in vacanza veramente con grandissima libertà. Monica, abbiamo parlato di libertà. Qui veramente si respira aria di libertà in questo furgonato. Sì, questi sono i furgonati, dei mezzi molto compatti, partono dai 5,40 m, 6 m, massimo 6,30 m, che ci consentono di usare il veicolo come fosse una macchina. Lo possiamo dare ai ragazzi che magari sono neopatentati, quindi senza rischiare incidenti e velocità. Possiamo usarlo noi per le nostre vacanze. La Immer è famosa perché ha questo dispositivo che si chiama tetto a soffietto, che quindi può dare i 4 posti anche su mezzi di 5,40 m. Quindi posso andare nelle callette in Sicilia, in Sardegna, posso andare nei vicoletti su in montagna usando il nostro furgone, il nostro camper. Immer anche qui è particolare come finiture, come abbiamo sempre detto, perché ad esempio i piani sono tutti antigraffio, le tappezzerie sono già antimacchie, usano degli isolamenti e delle coibentazioni che sono molto superiori anche qui allo standard, e per questo ci differenziamo, e chi viene a vedere un Immer Car rimane sempre molto colpito e entusiasta del prodotto. Assolutamente sì, e hai fatto bene a sottolineare il fatto di poter andare anche nelle calette, anche nelle città, di girare, perché comunque ha l'ingombro, diciamo, di un il bello del camper e della roulotte. Abbiamo sempre detto che non devo fare le valigie, vado dove voglio. Se ho la famiglia posso utilizzare la caravan, perché ho sempre la macchina che mi porta dappertutto e spendo un terzo, posso lasciare la roulotte in campeggio oppure la posso usare per girare. Se invece ho il camper, motorhome, furgonato, qualsiasi veicolo scegliamo, soprattutto di Immer, abbiamo quella qualità che ci consente di stare al caldo o di stare al freddo senza problemi. Poi, come abbiamo detto, se ci vengono a trovare, vediamo tutte le mille differenze che ci sono, perché è questo che fa la differenza tra una marca o l'altra. Tra l'altro il camper ha anche i costi bassissimi di gestione, perché il bollo sono neanche 38 euro all'anno, l'assicurazione è scontata di un 33% rispetto a quella che usiamo con la macchina, e quindi può andare, a seconda del valore del veicolo, dai 300 massimo 500-600 euro, quindi costi veramente irrisori. Stessa cosa dicasi per la caravan, perché il bollo della caravan sono 18 euro all'anno. Mi raccomando, venite qui, venite a parlarne. Io Monica mi sono innamorata praticamente di andiamo, tutti, dai, partiamo, vieni. Prenderei questo subito, guarda, uscirei qua dalla porta per andare al mare, visto che non siamo tanto lontani, anche se non è estate, ma è bello comunque, e prenderei un altro mezzo per andare magari a farmi una vacanza un po' più lunga ancora, un po' più lontano. Questo insomma è il bello del camper, prendi, metti in moto, hai già dentro tutto, togli la roba dal frigo a casa e vai. Andiamo, Rosy, via, partiamo. Ciao, ciao, ciao.